il galoppo di Naporob. Colpo di scena prima della chiusura delle ali. Nostalgico Luis, attaccato da Naruto Sko e più a largo Roland degli Ulivi, in bocco della prima piegata. Nostalgico e Naruto alle prese. Poi Orlan che ripiega dietro Naruto Sko. Naruto va ad attaccare Nostalgico. Lungo la corda Ottone Luis, poi Lutero B. 216, passa Naruto su Nostalgico. Interviene a largo Orlan degli Ulivi, ma Naruto allunga. Orlan lo va ad impegnare. I due lottano. Primo quarto percorso in 31.5. Si piega un po' in curva Orlan degli Ulivi. Continua Maisto ad attaccare Naruto Sko. Sta passando dopo circa 550 metri di gara. 45.8, a largo ha mosso Ottone Luis, in anticipo su O'Neill di Azzurra. Lungo la corda Nostalgico Luis, in calo che porta dietro anche Lutero B. Giro di pista completato in 1.2. Orlan degli Ulivi, Naruto, poi Ottone che muove di nuovo a largo dopo aver sostato in terza posizione. Completamento del chilometro. Percorso da Orlan degli Ulivi in 18.8. Ottone va ai fianchi di Naruto, Orlan cerca di allungare, lo scatto in terza ruota di O'Neill di Azzurra. O'Neill di Azzurra a caccia del leader, lo raggiunge ai tre quarti di miglio, percorso in 1.34.5, sembra avere una marcia in più O'Neill di Azzurra, interviene anche Naporob che ha recuperato la rottura. Poi anche Occhiobaldo Gea. I cavalli entrano in retta d'arrivo con O'Neill di Azzurra che sembra poter passare. Prende anche vantaggio l'allievo di Gallucci, se ne va. O'Neill di Azzurra su un ottimo Naporob, mentre Occhiobaldo Gea respinge Nostalgico Luis. Quindi arrivo probabile ed ufficioso. 10 O'Neill di Azzurra. 6 Naporob e 7 Occhiobaldo Gea. Attenderemo per le altre monete comunque l'esito del giudice d'arrivo. 4,30 euro O'Neill di Azzurra che conclude facile con Romeo Gallucci nei confronti di Naporob, mentre per il terzo sono apparigliati completamente Occhiobaldo e Nostalgico.